Di ristorazione, di cibo e di premi si parla moltissimo, ma è parimenti molto difficile che si parli seriamente del ruolo economico, della funzione sociale e della ricchezza imprenditoriale del settore, sottolineandone i valori sociali, i valori culturali, i valori identitari, il valore economico generato. C'è spesso una distanza siderale fra il modo in cui la ristorazione, l'essere esercenti viene raccontata e quella che è la realtà delle cose. Ed è fondamentalmente per questo che siamo qui oggi, per spiegare quanta distanza c'è fra quello che tutti voi fate tutti i giorni e il modo in cui viene raccontato, perché in realtà non vi stiamo rendendo un gran servizio, perché poi dietro c'è tutto un altro lavoro fatto di famiglie, fatto di persone che lavorano. Quindi oggi siamo qui per capire che cos'è che non va e fare un'informazione che sia cristallina. Allora, è il momento di provare a discutere di quello che finora, insomma, abbiamo sostanzialmente enunciato, e quindi li chiamo. Abbiamo un meraviglioso parterre. Se decido di andare in un bar, in un ristorante o in una pizzeria, decido perché voglio approfittare di un'esperienza, voglio avere una cosa diversa da quella che potrei farmi a casa. E allora è lì che subentra la parte, l'utilità di un ristorante per offrire un servizio che altrimenti non si potrebbe utilizzare. Siete un concentrato di qualità, esempio emblematico del Made in Italy, che è considerato a livello globale non come un luogo di produzione, ma come un modello di produzione, come uno stile produttivo, appunto il prodotto di qualità globale. Imprenditore, persona che consuma. Io odio il termine consumatore, perché consumatore è un soggetto passivo, mentre credo che noi tutti siamo anche consumatori, ma prima di essere consumatori siamo persone con la capacità di discernimento. Il discernimento ci permette di scegliere, e credo che un esercizio pubblico lo deva fare nel modo migliore possibile. Comunicare è secondario, che ben inteso non significa che sia poco importante. Sono infatti convinto che noi abbiamo innanzitutto bisogno di essere. I pubblici esercizi che vanno della convivialità al loro business hanno un portato di socialità e una potenzialità di presidio del territorio che pochissime altre attività esprimono, luoghi della nostra cultura, simboli del nostro modo di intendere la comunità e la libertà. Valorizzare e difendere questi presidi della cultura e della nostra economia non è solo un interesse economico, privato e collettivo, ma anche un atto di civiltà, di resistenza e di coraggio nei confronti dei quali la buona comunicazione può e forse deve fare un servizio migliore ed essenziale.